L'euro è fatto che la maggior parte delle persone, che è quella che guadagna poco, guadagna ancora di meno. Se un giorno queste persone lo capiranno, non ci sono santi, perché prima o poi anche gli imbecilli che vengono a farmi la lezioncina di economia, quando finiranno sul lastrico loro, quando i loro figli gli chiuderanno gli occhi sul letto di morte con una bestemmia per ringraziarli di avergli rovinato il futuro, quando succederà questo, alla fine capiranno. Quando i più capiranno, bisognerà che la democrazia sia blindata, perché altrimenti gli equilibri politici si ribalteranno. Chi è potente, ovviamente, dello Stato, se ne fotte, vuole solo fare come gli pare. Lo Stato serve a chi è debole. Questo va capito. Se non si capisce questo, ci si suicida. Questo è il punto. Dopodiché lo Stato ha i suoi limiti. Può esistere il funzionario corrotto. Può esistere quello che ti fa perdere tempo, può esistere il fannullone, va bene. Ne parleremo quando l'acqua sarà privata, quando tutte le scuole saranno private, quando tutta la sanità sarà privata. Avete i soldi per permettervelo? E l'euro va spiegato. Se non lo si spiega, dopo diventa tutto un pochino più complesso e soprattutto molto ambiguo. Perché se non si capisce che l'euro è un progetto per aumentare la disuguaglianza, poi non si capisce perché a valle vengono fatte riforme che comprimono la democrazia. Scusate, io ormai gli economisti, con alcune eccezioni che conoscete, non li sopporto. Non sopporto l'ipocrisia di chi si è venduto per mentire dicendo cose che non stavano scritte in nessun libro e sostenendo un progetto che schiaccia i suoi concittadini mentre lui pensa di stare, capito? Essere, come dire, al riparo, no? dalla crisi che provoca mentendo. Cioè, questo è lo standard dei miei colleghi economisti. Io questi li schifo, mi fanno schifo umanamente. Proprio non riesco più a vederla questa gente. Quando ci saranno gli Stati Uniti d'Europa, per le grandi multinazionali sarà più facile fare il porco comodo loro che già fanno, perché mentre oggi devono convincere 28 governi nazionali, gli basterà avere un uomo a Bruxelles e avranno fatto. Capito? A cosa serve il disegno imperiale? Il disegno imperiale non è per voi. Il disegno imperiale è per loro. Il mondo della grande finanza, nel momento in cui tu fai un gesto per uscire, ti può stritolare, scatena attacchi speculativi sui tuoi titoli di Stato, come una volta faceva sulla tua moneta, e, insomma, può creare, controllo ovviamente tutti i mezzi di informazione, può creare grossi problemi. A me sembra che sia abbastanza chiaro che il PD aveva forti legami organici con quel mondo, non faccio nomi se non vi ripendio, poi sta qua dietro, stava qua dietro. È chiaro, no, poi perché tanti governi sono stati messi a fila uno appresso all'altro per difendere l'euro. Qui chiudo, nel senso che voglio dire, dobbiamo lottare, ognuno nel suo campo, possibilmente con un obiettivo comune, ma dobbiamo anche sapere quali sono le resistenze alle quali andiamo incontro, che non sono certo Renzi, ma chi lo ha messo lì. Grillo non ha fatto nulla. Grillo è la nostra rivoluzione colorata, color camicia bianca. È un colossale, estremamente ben architettato meccanismo di gestione del dissenso. Chi ha, diciamo così, osservato la... Perché vedete, appunto, una volta, al tempo della Democrazia Cristiana, che se ce la ridessero forse saremmo meglio, il potere gestiva il consenso, no? C'era Bernabei in Rai, c'erano le veline, lui diceva quello che si doveva dire. Adesso è diverso, siamo diventati più democratici, no? Ognuno può dire quello che vuole. Bisogna gestire il dissenso, bisogna che chi è contro il sistema sia incanalato in una direzione nella quale diventa sterile qualsiasi suo gesto politico. E questo è ciò a cui serve il 5 Stelle. Voi avete visto, io questo lo dissi 4 anni fa, in questi 4 anni avete poi visto qualcosa di concreto fatto dal 5 Stelle contro l'euro? Io no. Qualcuno di voi l'ha visto?